guardi, a me interessa sapere, senza girare troppo intorno al problema, il posto dove si sono incontrati Craxi e Berlusconi con Peppe Piromalli. Ora, rispetto a questa proprietà che lei frequentava, perché ha detto che portava i giornali a suo padre e agli altri avventori di quella cosa, io vorrei che lei dice non si poteva arrivare con la macchina, è corretto come dato? Assolutamente sì. Perfetto. Le macchine, quanti metri, centinaia di metri prima dovevano essere lasciate? Io lì non ho visto dove loro hanno lasciato le macchine. Io ho visto queste persone che arrivavano a piedi lì, in quel sito lì. C'era una strada percorribile? C'era una strada percorribile oppure si passava attraverso le campagne? No, si passava attraverso gli agrumi. Si passava attraverso gli agrumi. Non c'erano strade percorribili. Quindi noi abbiamo Craxi e Berlusconi d'inverno, perché cappotto e borsalino presumo fosse inverno, novembre, dicembre, lei ha parlato di novembre e dicembre, mi pare, se non ricordo male, alla scorsa udienza. Sì, lo confermo. Si incamminano per questa strada in mezzo agli agrumeti per arrivare al cospetto di Giuseppe Piromalli. È corretto come dato? Come dato era il 1998. Novembre, ottobre-novembre, perché era quasi... No, riscriviamo il processo se era 1998, Bruzzese. Beh, mi scusi, 1978. Ecco, qui voleva arrivare. Chiedo scusa. Perfetto. A contestazione dal verbale della trascrizione che ci è stato consegnato del 25 febbraio del 2004, dice... Tra il 1975 e il 76, io ero un ragazzino di 13 anni, non superavo questa età, una tredicina d'anni. E vede l'uomo alto 1,85 che poi scopre essere Craxi di Berlusconi. In questo verbale non ne parla, ma ha già spiegato le sue ragioni. Però lei è specifico e lo dice nel 2004, cioè nelle immediate... vicinanze temporali dall'inizio della sua collaborazione, e fa esplicito riferimento al 1975-1976, tra le altre cose ribadendo di aver avuto 12-13 anni. Siccome nel presente processo lei ha dato una versione differente, mi domando e le domando quale delle due è quella più rispondente alla realtà. Avvocato, la versione differente riguarderebbe l'epoca, che l'epoca sarebbe spostata al 75, 76, 78, 79. Va bene. Prego, Bruzzese. Sì. Guardi, io precisamente ho collegato l'evento dell'incontro tra Craxi, Berlusconi e Piromalli esattamente dopo l'omicidio di Aldo Moro, e collocandolo 6 mesi dopo l'omicidio di Aldo Moro, perché c'erano la raccolta delle arance ed era inverno, e le due persone, proprio perché era inverno, vestite in quel modo in un posto di campagna dell'entroterra della piana di Gioia Tauro, arrivarono vestiti in quel modo. Perfetto. Ed era il 1978. Quindi quando lei riferisce il 25 febbraio del 2004, che era il 75-76 e che lei aveva 12-13 anni, riferisce un fatto che in quel momento ricordava male? Solo questo mi deve dire. Sì. Chi è che suggerisce? Sarei curioso di sapere di chi è che suggerisce, sì, avvocato, perché ho sentito distintamente sì, è il 25 febbraio del 2004, dopo che è stato ucciso mio suocero. Non so se rendo chiara l'idea, è ovvio, ricordavo male.